Ciao ragazzi e benvenuti in questo filmato. Siamo a livello 14 nel gioco dei Simpson, il videogioco per PS2. Anche questo l'ho acquistato da eBay, quindi è americano anche questo purtroppo. Facciamo in fretta questo livello, perché se possibile vorrei finirlo in poco. Cibo buono, eh? Parlo sempre lì con il suo sassofono. Visto che non ho molto tempo, cercherò di fare in fretta. Ops, messo in pausa per sbaglio. Il brutto è che ti fa perdere un sacco di tempo alla pausa, perché fanno vedere la TV, eccetera. Bene, intanto uno è fatto. Adesso dobbiamo cercare. Ok. Ah, e vi volevo dire che in questo gameplay userò il trucco del power-up infinito, ovvero questo qua. Vedete che la barra rimane sempre al massimo? Sì, sto usando i trucchi. Solamente questo sto usando. Ma tanto così per divertimento, per essere più libero di fare le cose. Io adoro la musica in questo livello qua. Questo livello, sì, il titolo originale dovrebbe essere Gioco Super Spassosissimo. Però qua, non so bene, perché qua in questa versione qua americana, il gioco ha il nome di Big Super Happy Fun Fun Game. Questo livello qua è bellissimo, veramente. È uno dei livelli più belli del gioco. Mi piace tantissimo, infatti. Ma come tutti i livelli è abbastanza lungo questo qua. Durerà 20 minuti. Ma no. Meglio che lo divida, meglio. Yoitz. Rookie My Cosa cavolo c'è qua? Oh, ecco. Ok, intanto questa prima parte qua è finita. Oh, in questo livello qua c'è la lava. Sì, proprio così. Bene, adesso che ho il potenziamento infinito posso usare anche la combinazione infinita. Questi nemici qua con questo attacco qua fanno perdere un bel po'. Però tanto la vita è tanta in questo gioco qua. Inoltre ti si ricarica pure. Non hai alcun problema di che genere qui. Ok, qua dobbiamo andare addosso a questi cosi qua. Ops. Sì, la versione per PS2 è ben diversa da quella dell'Xbox 360. Soprattutto in questo livello qua ho visto, è molto più diversa. Ad esempio qua ci dovrebbe essere un qualcosa. Ah già, è vero. Ci vuole Homer qua. Oh, l'ho distrutto. Diviso in due parti! Adoro questo potenziamento della gelatina. Hanno avuto parecchia fantasia in questo gioco qua. Veramente. Fantasia proprio non finire. Naturalmente si sono ispirati ai Simpson. Ok. A quanto tempo siamo? 4 minuti.
Forse se mi sbrigo posso riuscire a farlo anche in un video solo. Stiamo attenti a non cadere nella lava. Ma dai, Homer, vuoi morire? Buon Dio, che schifezza! Oh mio Dio, Homer muore! Il mio Dio dovrà morire! Aiuto, aiuto! Salvatemi! Oh bene, la vita si sta ricaricando. Lisa. Qua nella versione per Xbox 360 e PS3 c'era un pezzo un po' più lungo e più difficile, ma qui solamente nella PS2 è diverso. Oh, adesso è bellissimo. Oh, ho saltato il filmato per sbaglio. Boh, comunque è una parodia dei Pokémon. Adesso entriamo invece nella parte ghiacciata. Non c'è più gelatina. Cos'è che hai detto? Kikyo Racism? No, perché non ho capito bene. Per chi non lo sapesse, si possono usare le combinazioni in questo gioco, almeno nella versione PS2, per quanto ne so io. E per fare la combinazione bisogna fare quadrato, quadrato, X. Ce n'è una sola, però dai, sempre meglio che... Sì, perché hanno messo molte nuove cose in questo gioco. Peccato solo che appena hai finito i 16 livelli e dopo hai finito tutto. L'unico modo per continuare a divertirti è a giocarci in due. Però purtroppo mio fratello non vuole testa di cavolo con me. No, non cadere, meno male. Altrimenti avrei dovuto rifare tutto il giro. Cibo, cibo, only. Ma non ci posso credere! Questa sì che è una gag spettacolare. Bam! Mi sembra Patrick ogni tanto. Qua Patrick, quello di SpongeBob. Prendilo. Oh mio Dio, gli stanno facendo il culo, ma chi? Ve la faccio vedere io, brutti pezzi di sterco. Allora. Ma il gioco è facile, anche perché quando perdi tutta la vita non fai nient'altro che aspettare un attimo perché si ricarichi. Cioè, è veramente un gioco facilissimo questo. E tra l'altro i nemici non sono neanche forti. No, secondo me comunque hanno fatto apposta a renderlo così facile il gioco. Dove sei? Vabbè, intanto vado dentro. Beh, loro sono in due, inoltre fanno anche più attacchi di lui. È ovvio che sono più forti. Il robot kamikaze. Vabbè, qua si capisce. Vabbè, insomma, avete capito. Sì, dai, riesco a farlo in un solo filmato questo qui. Sono passati 9 minuti, questo qua è l'ultimo pezzo. Maledizione, il caricamento. Mi fa perdere tempo per il video perché... A me preferirebbe fa io preferirei fare i video più corti possibili perché se li si perché più sono corti e meno ci mettono a caricarsi su YouTube. E già un video normale non ci mette mica poco.
Sappiatelo. Mio Dio, io la odio questa parte qua, ok? La odio. Ah, tanto non mi fate niente, perché ho tutta questa ciccia. Con il mio super rutto, yeah! Ok. Però ne fanno perdere di vita questi nemici qua, però alla fine si ricarica sempre tutta. Ok. Sono pronto per la seconda ondata. Noi in pratica siamo su questa nave che vola e dobbiamo impedire che questi nemici ci buttino e smettano di farci andare la nave, perché altrimenti se ciò accade naturalmente cadiamo giù. Ah, il problema è che non c'è spazio e io mi faccio colpire così, ma tanto non mi fanno niente. Tra l'altro la palla di ciccia è molto adatta per... Oh mio Dio, che caspita è successo? Ma che caspita è successo? Adesso basta, mi sono stufato un po' te. Ah, è caduto giù da solo, sfiga. Preferirei non cadere, anche se però sono già caduto una volta. Dai, terza e ultima andata, dai, non fatemi durare troppo il filmato. Accipicchia, 12 minuti. Ho sentito dire che questo livello qua prendeva in giro una cosa che aveva un nome stranissimo, un gioco, un film. Boh, comunque questo gioco qua proprio prende in giro tantissime cose, ho sentito. Ma proprio tantissime. Morite. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Uno solo ne rimane, caspita là. Se si ferma siamo fritti in padella. Two Giants remaining. Brutti bastardi. Ah, l'ha buttata giù. Abbiamo finito, mi sa. Ah no, rimane ancora questo. Anche questo, ecco. Questa parte qua comunque la odio per quello. Cioè, ricordo che le prime volte era difficile questo punto qua. Wave 3 complete. Bene. Oh bene, adesso abbiamo finito il livello, c'è solo il filmato finale per quello. Ma che cosa dice, scusa? Cioè a me piacerebbe tantissimo sapere qual è la tradizione italiana e traduzione di questi termini. Che fighi che sono, soprattutto Lisa. A gambe aperte, posizione 8, scherzo. Ma sì, si vede che è una stronzata, è proprio una presa in giro dei Pokémon. Vabbè, la ammazzano nello stesso modo che ha ammazzato il mostro di prima Lisa, Pokémon.
Beh, era un gioco questo qua, infatti. Quello lì della faccia grossa di Homer. C'era anche in un episodio, mi ricordo. L'ho finito in 12 minuti e 30, è un nuovo record di tempo. Bene, sono morto una sola volta, se non cadevo per sbaglio ci sarei riuscito a fare un no death di questo livello qua. Un no death. Va bene, qui vi parla OctarFan98, scusate se il video è stato troppo lungo, comunque ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!